Debutto in campionato per il Ravenna di mister Serpini, lo stesso che nella scorsa stagione aveva guidato il Lentigione dopo la batosta subita nella prima uscita di Coppa contro l'Adriesi. I giallorossi vogliono rifarsi contro il Prato tra le mura amiche del Benelli. Toscani che invece in Coppa hanno superato lo Scandicci ai rigori e Serpini che conferma appunto il suo 3-5-2. Dirige l'arbitro Collier di Gallarate. Sono i padroni di casa subito a rendersi pericolosi, siamo al quarto minuto di gioco, il cross dalla sinistra per Carrasco Núñez che da pochi passi spara alto sopra la testa di Nucci. Passiamo con le immagini al 25esimo, sempre i bizantini in avanti, sulla sinistra il tiro, la conclusione di Spinosa che sfiora il palo. Nucci era sull'angolo giusto, ma la conclusione resta pericolosa da parte di Spinosa. Un'altra conclusione al 32esimo è con Dorsi, una Ravenna che si affaccia nell'area avversaria del Prato, vuole subito mettere le cose in chiaro, ma è un Prato che risponde con questa semi-rovesciata da parte di Angeli al 44esimo della prima frazione di gioco. Tre minuti dopo, sempre gli ospiti, sempre i toscani, sono in avanti, questo batte e ribatti, un giocatore che rimane a terra e in questo caso si ferma il gioco da parte del direttore di gara. Vediamo inquadrati i giocatori per questo fallo al limite e c'è subito un'espulsione per il Ravenna in questo caso, e dalla punizione ci prova Trovade ma viene respinta l'espulsione, scusate, da quel che si risulta era da parte di Carrasco. Dunque un Ravenna che rimane in 10, siamo con le immagini alla ripresa perché il Prato, forte della superiorità numerica, si affaccia dalla porta di Fontanelli, in questo caso con Nicoli, un Ravenna che nonostante l'uomo in meno prova una reazione al 11esimo della ripresa, il tiro di Guidone si distende con i guantoni Nucci, al 12esimo sempre il Ravenna, in avanti, il colpo di testa viene bloccato dal portiere e dunque un risultato che rimane per il momento invariato, ma le emozioni non tardano ad arrivare. Il Prato al 18esimo con il colpo di testa di Ba che si stampa sulla traversa, brivido per i bizantini, ma un brivido che diventa incubo in un certo senso due minuti più tardi al 20esimo perché arriva il gol degli ospiti con Aprili, il numero 8, con una giocata da biliardo, il pallone viene messo in mezzo, di prima intenzione trafigge Fontanelli e porta in vantaggio gli ospiti. Il Ravenna ci prova, cerca quantomeno il pareggio, un'azione personale di Abbey, ma viene bloccata dal portiere ospite Nucci. E dunque, se il gol il Ravenna lo sfiora, il Prato lo può agguantare poco dopo. Siamo infatti al 30esimo, una punizione dal limite, dalla battuta va il numero 3, Shannamé, in questo modo punisce il portiere di casa Fontanelli, raddoppio del Prato, una punizione praticamente perfetta da un'ottima posizione di gioco. Ravenna che però trova in questo modo, anche in un certo senso fortuito, il gol che accorcia le distanze con Abbey, che era entrato bene in partita, un'occasione pochi minuti prima, ma siamo veramente sul finire della partita. L'ultima emozione capita proprio alla Ravenna al 49esimo, reclamato un calcio di rigore su Guidone, le proteste del numero 17 per questo sgambetto a sua detta da parte dell'avversario, ma per l'arbitro ormai non c'è più tempo perché l'azione prosegue poco dopo, ma arriva il triplice fischio, dunque il Ravenna cade sotto i colpi degli avversari con i gol di Aprili e Shannamé. Il Prato supera il Ravenna 2-1.